Per fare questo esercizio qua è fondamentale aver visto gli altri corsi, perché grazie agli esercizi che abbiamo fatto, ora sappiamo muoverci nello spazio e aggiungere e togliere del materiale. Oggi vediamo come fare dei fori passanti, per esempio in un solido, in X, in Y e in Z, applicando ciò che abbiamo imparato negli scorsi video. Prendo lo strumento che fa la forma quadrata, estrudo il materiale in Z. A questo punto voglio assolutamente fare dei fori passanti in X, Y e Z, nella precisa metà del mio quadrato. Mi sposto verso il centro e automaticamente le due selezioni si uniscono. Creo quindi un foro da 50 e digito invio. Faccio la stessa identica cosa su questo lato. Faccio la stessa identica cosa anche sul lato parallelo allo Z. Poi prendo lo strumento che abbiamo utilizzato l'altra volta, che spingi e tira. Clicco sulla faccia che voglio eliminare e la faccio rientrare sottraendo del materiale fino alla faccia opposta. Faccio la stessa identica cosa con tutti i fori che ho realizzato e succederà una cosa, che ci sono dei fori passanti paralleli ai miei tre assi. La cosa che però c'è che non va è l'interno, che non è effettivamente passante. Sembra quasi che ci sia un difetto. Eliminiamo quindi la faccia superiore e vediamo il motivo del nostro difetto. Questi tre cilindri si sovrappongono senza veramente considerarsi l'un l'altro. Non si sovrappongono e non si intersecano. Ctrl A, la mia selezione quindi prende tutto quello che c'è nel mio spazio, tasto destro, interseca facce con la selezione. Automaticamente si genereranno delle linee su quelle zone che coincidono e tutto quello che rimane all'interno può essere eliminato. Sì.